gentili telespettatori dei protagonisti, in occasione della venerazione del santo Gennaro, oltre che si celebra un sommo poeta che è Massimo Troisi, abbiamo incontrato qui nel parterre l'associazione teatrale, guarda caso, di Ricomincio da Tre. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, un saluto a voi. Buonasera, non mi giro perché il faro là nell'occhio. Ma nemmeno di profilo, perché è pericoloso. Di profilo il naso è un po'... Andiamo a braccio, come si dice in gergo, da palcoscenico. Sì, no? Sì, vabbè, diciamo di sì, ci proviamo, noi ci proviamo. Ho capito. Il trio diventiamo un poker, parliamo a quattro e andiamo a braccetto. Poi questa storia di Rincominciamo, proiettata, poi dove? Diciamo che inizia. Inizio io. Sì, sei tu. Vabbè, è cominciato tutto che avevamo questa grande passione per Massimo, cioè come si capisce. Abbiamo deciso così di mettere insieme questo gruppo. Inizialmente ne eravamo molti di più, però Ricominciamo da Tre, ci eravamo dati tre motivazioni per ricominciare questa compagnia. E così ci siamo ritrovati, poi man mano la vita ha fatto il suo percorso, ci siamo ritrovati in tre. C'è stata una selezione. Sì, la passione per Massimo ci ha portato a fare i suoi sketch, abbiamo conosciuto Alfredo Cozzolino, Lello Arena e quindi adesso... E da lì avete spiccato il volo. Massimo, Massimo aveva delle peculiarità, no? La semplicità, la spontaneità, la modestia, no? Anche l'abnegazione per il lavoro e soprattutto la riverenza verso i suoi colleghi. Voi invece... Quando arriveremo appunto ai suoi livelli, se un giorno dovessimo arrivarci, penso che saremo uguali, non artisticamente perché sarebbe una bestemmia, però umanamente resteremo molto... Io penso che se sei modesto lo sei sempre, cioè... Mi permetto di dire una cosa citando proprio Massimo, come diceva lui, la notorietà non è altro che una lente di ingrandimento su come sei, quindi se resti... Come eri prima anche. Esatto. Quindi se eri una merda, se posso dirlo, prima diventerai una merdona, diciamo. Altrimenti... Una battuta che ti ricordi di lui, che più ti caratterizza, ti impersona? Allora, che mi caratterizza, guarda, ne abbiamo fatte tantissime, nel senso ci divertiamo a mettere in scena sempre umilmente, senza esagerare, le scene della smorfia. Una che mi ricordo in particolare... una di Lello, poi Massimo. Io mi ricordi quelle che voglio io, tu ti ricordi quelle che vuoi tu, scusa. La in persona, figura. Una casa umile ma onesta. Una casa umile ma onesta, quindi. Qui siamo, noi siamo umili e onesti. Vi riuscite a rinnovare le orme linguistiche interpretative di Edoardo e di Totò, no? Con contenuti estremamente originali, no? Nel vostro caso, cioè, oltre al riferimento artistico suo, no? C'è qualcuno che più vi ispira, vi avvicinate? E soprattutto che corde avete? La versatilità è importante per un attore? Sì, sì, diciamo che comunque io, almeno in questo caso, poi diventa... Siamo un trio, però effettivamente ognuno poi ha dei riferimenti, nonostante... perché il riferimento principale è lui. Però essendo che comunque studiamo teatro, quindi ci dedichiamo al teatro, lui era più cabaret e cinema... Quindi caduto alla bici del postino, però noi andiamo avanti perché si va avanti. Show must go. Vabbè. Si è perso un po'. No, si è perso un po'. Tra un'opera e l'altra. Dicevo, no, per quanto mi riguarda, a me la tradizione napoletana piace tanto. Quindi. Stefano di Viviani allora. Viviani per quanto riguarda anche la sceneggiata, diciamo. Però c'è il grande. Tu va a ta mamma Alfredo. Però c'è il grande Edoardo che comunque ci spiega. Però devo dire la verità, mi piace molto anche il cabaret fatto, perché è molto più semplice, cioè non semplice per difficoltà, semplice che mette la persona stessa lì in scena e la devi verità, fare ciò che sei, è la verità, vai lì, non devi fare altro che denudarti, il coraggio di metterti lì nudo davanti al pubblico, c'è a chi piace e a chi non piace, secondo me. Poi c'è qualcuno oggi in grado di impersonarlo un po', Massimo Troisi? Ma nessuno, io penso che nessuno, cioè noi stessi, noi ci divertiamo a recitare le battute che lui ha scritto, ma nessuno può essere Massimo, cioè era unico. I nostri sono omaggi, omaggi a loro. Non ci... Lanciamo un messaggio, voi che siete un'associazione teatrale, quanto è importante lo studio, la recitazione, il linguaggio del corpo, la mimica facciale, anziché tentare sempre solo la carta della popolarità, no? Beh, io penso sia importantissima, anzi credo comunque che per impersonificare al meglio, quindi fare un buon lavoro, bisogna comunque studiare, sudare tantissimo.
Insomma, noi ci proviamo e vediamo poi fin dove... Incrociamo le dita. Anche perché se si vuole fare questo lavoro per la notorietà e si pensa ai pavi bulletti, bulletti del pavo, quindi è tutta una cosa di passione. C'è bisogno della passione e deve andare, ti deve portare avanti solo la passione. Comunque io ti dico che mi ha accostato di cinema, ha un viso molto cinematografico, mi ha ricordato un po' Francesco Scian quando ti ho visto. Cioè, questo che ti voglio dire, prova ad ampliare i tuoi orizzonti. Per quanto la tavola del palcoscenico, quella teatrale, è quella che ti dà la formazione in là a diventare un vero attore, in assoluto. Ecco perché pochi la fanno, ecco perché i fondi ne sono sempre di meno per le compagnie teatrali, no? Si punta sempre solo al piccolo schermo, anzi oggi ancora di più al web, perché è la nuova frontiera tecnologica, tanto per dirtene una. Un auguro che vi fate nel personale e poi chiudiamo con una gag di Massimo, se ne avete una. Un auguro che vi fate nel personale. L'augurio mio è quello di poter andare avanti con questa, poterla coltivare per sempre questa passione del teatro. Poi io accetterò il consiglio e cercherò di ampliare i miei orizzonti, però continuare a studiare, andare avanti e sopravvivere di teatro. Il mio augurio è di avere sempre la possibilità di poter studiare, di poter andare avanti, e comunque mi auguro anche, mi faccio gli auguri per il mio compleanno. No, niente, mi auguro soltanto di avere sempre la possibilità, perché questo è il fatto, una cosa importante è sapere che ci vogliono tanti sacrifici economici e quindi la fortuna di avere la possibilità di andare avanti. Il tuo caso? Io mi ricollego a Ciro, e quella di vivere di questa passione che è bellissima, e di magari di viverla ogni giorno sempre di più, senza limiti. Io ci provo e ci proviamo. Chiudiamo con una gag, se vi va, insomma. Pensate a un set dove Troisi ha recitato, la impersonate e mi illuminate. Anzi, veramente illuminate i nostri telespettatori. Io già sono illuminato troppo, già non posso guardare. Vabbè, l'ho detto. Possiamo parlare un po' del spieghiamo cabaret. Il cabaret. Cosa fa la smorfia, che era un gruppo... La smorfia appunto era un gruppo che trattava appunto di cabaret e non di farsa sceneggiata come si pensa, ma di cabaret. In pratica il cabaret non è altro che interpretare se stessi in scena, le vicende personali, insomma. Il cabaret non è altro che... No, scusa, ma già stai spiegando quattro cabaret, no? Non senti. No, perché io su questo, sul fatto del cabaret, io sono preparatissimo. Volevo spiegare io il cabaret, perché io ho letto i libri, e che certo che è forte il cabaret, eh? Sì. Ui, sei pure tu qua. Noi stiamo spiegando quattro cabaret che è bellissimo, è continuo. Io sono preparato, io ho letto i libri, proprio sul libro diceva che è importantissimo del cabaret che faccia divertire. Che? Ma come, il cabaret deve divertire? No, io facevo la domanda, io dicevo il cabaret deve divertire? Punto interrogativo. Poi c'è una parentesi a fianco scritto no, perché proprio sul libro c'era scritta sta cosa. Faceva la domanda, faceva. Poi potremmo andare avanti, ma non è il caso. Sperando che loro hanno capito che cos'è il cabaret, poi alla fine. La trasmissione siamo i protagonisti. Col vostro stile, con la vostra originalità, un saluto a chi ci sta guardando in camera. Sperando. Io auguro che voi sarete protagonisti della vostra stessa vita e della cosa giusta, sempre cosa giusta. Protagonisti della vostra stessa vita e che ogni tanto... Vai, tocca a te. Vai, rendete questo spettacolo da protagonisti sempre bello e solare e avvincente e di tutto che... Tocca a te, tocca. Ah, devo fare io? Perché non sappiamo concludere, quindi. Ciao! Auguri ai protagonisti. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie mille. Te invece punta sul teatro. Hai capito? Hai tempi, la battuta pronta e il sorriso che cattura la platea. Hai capito?